Luana Mencarelli e la squadra del Movimento 5 Stelle hanno presentato il programma alla città. Tanti progetti e tante idee per rivoluzionare massa, a partire dall'ambiente e dalla valorizzazione del territorio. Previsti assessorati specifici e uffici comunali dedicati ad alcuni settori come l'ufficio progettazione o lo sportello casa. Ancora Benedetta Bianchi. Cambiamo, Massa Rinasci è il programma elettorale che Luana Mencarelli e il Movimento 5 Stelle hanno presentato pubblicamente in Piazza Garibaldi ad una settantina di cittadini. Discussione, ascolto e condivisione sono le parole d'ordine della candidata a sindaco, perché senza una squadra coesa, ha detto la Mencarelli, non si arriva da nessuna parte e non si rispettano gli impegni. Il programma, costruito assieme ai candidati consiglieri, ognuno specializzato in un settore, è diviso in cinque macro aree. Massa più sana e sicura, massa più viva e prospera, massa più smart e innovativa, massa più solidale e coesa, massa più organizzata, quindi gestita. Sanità, bonifiche, turismo, il superamento di Gaia SPA tra i temi principali. Un programma, o meglio ancora progetto, come lo definisce la stessa Mencarelli, prevede punto per punto ciò che sarà attuato entro il 2020, a metà legislatura, ed entro il 2023. Siamo partiti, abbiamo fatto redatto questo progetto, diciamo, perché è proprio il disegno della città nuova che vorremmo fare e ci siamo aiutati con questi cinque macro obiettivi proprio per rendere più leggibile da parte della città dell'idea che vorremmo andare a realizzare, no? Noi vogliamo rilanciare questa città. Non ridete, ma rifacendoci al sogno di Alberico I Cipo Malaspina, che diceva che Massa doveva arrivare a splendere di luce propria. Vogliamo rilanciare questo territorio attraverso il turismo, un turismo culturale sportivo che ci aiuti nella destagionalizzazione, cioè non deve più essere limitato ai mesi in cui si può andare al mare. E abbiamo pensato di istituire un assessorato per lo sviluppo economico con la delega al lavoro e alle politiche giovanili, perché è là che bisogna anche andare a intercettare nuovi posti di lavoro. Cioè non... La promozione di questo territorio sarà indispensabile, quindi dovremo potenziare anche l'ufficio di turismo che si interessa di questo, affiancandolo con un assessorato che abbia della professionalità nel campo, perché per gli assessorati ovviamente puntiamo su persone dedite a determinati argomenti. Poi, una massa più smart e innovativa, che non possiamo pensare di non passare dall'innovazione, che comunque, se ben gestita, offre moltissime possibilità, e una massa, questo è importante, più solidale e coesa, perché chiunque per rilanciare questo territorio ha bisogno di una cittadinanza che creda nel percorso che noi inizieremo e che comunque abbiamo messo su carta dopo 5 anni di lavoro sul territorio, quindi il programma è assolutamente anche loro, però devono credere nel percorso che intraprenderemo, aiutarci, collaborare. Con i 5 Stelle tornerebbe attivo il vigile di quartiere per la sicurezza urbana, sarà avviata una nuova pianificazione urbanistica, un percorso per un regolamento cave, saranno recuperati spazi per lo sport, per i giovani e gli animali, sarà potenziata la collaborazione con le associazioni del terzo settore e rafforzato il progetto SPRAR per l'accoglienza e l'integrazione.